Vedete? Ragazzi, vedete correttamente? Sì, professore. Ok, allora, in questo circuito vediamo come funziona un wattmetro a termocoppia. In particolare abbiamo il carico e dobbiamo misurare la potenza dissipata dal carico. Vedete in questo circuito due termocoppie, sono queste indicate con A e B, con due elementi riscaldatori attraversati dalla corrente I con A e I con B, e all'uscita delle termocoppie abbiamo delle tensioni V con A e V con B. Vi faccio notare una cosa di questo circuito. Immaginiamo, vedete, una resistenza di shunt RS e una resistenza RV voltmetrica. Allora, se per un attimo immaginate la RV molto alta, quindi tale da rendere trascurabile la corrente derivata, allora ha senso quello che trovate qui scritto, ossia la corrente che interessa i con A e i con B è AIDT, cioè una percentuale della corrente I che passa nello shunt. Questo ovviamente diciamo, è vero in una situazione ideale in cui RV sia infinito. Viceversa, immaginiamo RS come talmente piccola da essere nulla, vuol dire che i due punti a monte e a valle di RS sono coincidenti e quindi abbiamo che dal punto a monte, dal punto a valle, viene derivata una corrente che è identica nei due casi, BVDT, che è proporzionale alla tensione sul carico. Quindi, diciamo, abbiamo una sovrapposizione di due effetti, una corrente proporzionale alla corrente e una corrente proporzionale alla tensione, che interessano i due elementi riscaldatori. Però che cosa vediamo? Che mentre i con A è data dalla somma di AIDT più BVDT, la corrente I con B è data dalla differenza fra AIDT e BVDT. Vediamo questo in che cosa si traduce da un punto di vista analitico. Vedete, la corrente I con A è data dalla somma di queste due componenti, la componente proporzionale alla corrente e la componente proporzionale alla tensione. Mentre I con B è data dalla differenza. Questo è un sistema di due equazioni nelle due incognite, I e IDT e VDT, che può essere risolto qua, dice con semplici passaggi, proprio semplici, semplici non sono, ma alla fine si ottiene un'equazione del genere. Quindi se io considero la potenza istantanea come prodotto dei valori istantanei di tensione e corrente, ottengo un termine che è proporzionale alla differenza dei quadrati di I con A e I con B. La potenza istantanea, ci ricordiamo che a noi non siamo interessati alla potenza istantanea, ma siamo interessati all'integrale della potenza istantanea. Quindi l'integrale di questa potenza è l'integrale di questo termine 1 su 4AB, I quadro di A meno I quadro di B. Spezzando l'integrale nei due termini, ottengo una proporzionalità tra la potenza attiva e i valori efficaci delle correnti I con A e I con B. Ma la potenza dissipata sull'elemento riscaldatore I con A e la potenza dissipata sull'elemento riscaldatore I con B, cioè K I con A, K I con B, sono pari proprio alle tensioni V con A e V con B in uscita delle termocoppie. Quindi la potenza si trova ad essere proporzionale. Qui abbiamo immaginato, utilizzando lo stesso K, che le due termocoppie siano gemelle, ossia la tensione è proporzionale tramite la stessa costante di proporzionalità al valore efficace della corrente I con A e della corrente I con B. Trovate che la potenza attiva è proporzionale alla differenza fra le tensioni continue fornite in uscita dalle termocoppie.
Non so se avevate notato, ma il circuito prevedeva un volmetro collegato in maniera tale proprio da leggere V con A meno V con B. Quindi, con questa configurazione abbiamo trasformato la misura di potenza in una misura di tensione continua, perché vi ricordo la tensione in uscita alle termocuppie è una tensione dell'ordine di qualche decina di millivolt, è una tensione continua. Quindi diciamo abbiamo fatto una trasduzione, una trasformazione fra potenza e tensione continua. Qual è la caratteristica di un wattmetro del genere? Ovviamente le potenze dissipate nelle resistenze RS, la RS quella che ho ritenuto pari a zero e la RV quella che ho ritenuto pari a infinito, è in realtà la corrente che circola in RS. RS non è nulla, quindi si dissipa una certa potenza, così come non è nulla la corrente che passa per RV. Quindi sono incertezze sistematiche, nel senso che misuro sempre potenze più elevate che vengono, che possono essere corrette. Le incertezze sono dell'ordine di 1%, che nelle misure di potenza non è poi assolutamente male, e con un campo di impiego in frequenza che arriva fino al megahertz. Questo, se vi ricordate, in qualcuno dei wattmetri che abbiamo visto prima avevamo incertezze minori, ma qui abbiamo un campo di impiego in frequenza abbastanza elevato. Quest'ultima fotocopia è venuta capovolta e vedete identificato il fatto che i convertitori di tipo termico non hanno una caratteristica perfettamente perfettamente lineare, e l'altra volta la sono riuscita a leggere meglio, e le caratteristiche delle due termocuppie non sono identiche. Questo ci porta ad un possibile miglioramento di questo circuito, che vuol dire che le caratteristiche non sono identiche, non sono lineari. Vedete, la termocuppia A e la termocuppia B sono attraversate da due correnti diverse, perché la I con A è pari alla somma di queste correnti, la I con B è pari alla differenza, quindi il punto di funzionamento di queste due termocuppie non è lo stesso, per cui se fossero lineari quella costante di proporzionalità sarebbe la stessa in tutta la scala. Poiché non sono lineari abbiamo, e lavorano in due punti diversi della scala, abbiamo che il funzionamento non è perfettamente identico. Allora, come posso fare a risolvere questo problema? Anziché misurare la differenza di tensione, posso mandare questa differenza di tensione all'ingresso di un amplificatore operazionale che riceve in ingresso questa differenza di tensione e inietta una corrente in questo punto. Cosa succede? Che fin quando c'è una differenza di tensione, aumenterà la corrente che io fornisco al riscaldatore I con B, fin quando la tensione V con B non raggiunge la tensione V con A. Che succede? Che in quel caso se le due tensioni sono uguali, vuol dire che sono uguali i due punti di funzionamento, quindi il problema l'abbiamo risolto. Anziché misurare la differenza di tensione, posso misurare la corrente che mando per equilibrare questo circuito. Quindi è comunque una misura in continua, è comunque una misura che posso fare agevolmente, ma ho ottenuto il vantaggio di aver portato le due termocuppie a lavorare nello stesso punto di funzionamento, ed è questo il modo con cui più diffusamente trovate utilizzati i wattmetri a termocuppie. Come vi dicevo, sono diciamo abbastanza diffusi per il loro per la discreta precisione e grossa flessibilità di funzionamento in frequenza. Ora interrompo la condivisione e ritorno sullo schermo e proseguiamo la lezione di oggi affrontando adesso
le misure di potenza a radiofrequenza. Fino adesso ci siamo interessati delle misure di potenza a bassa frequenza, le frequenze audio, e abbiamo visto un po' di altre. Qual è la grossa differenza nelle misure a radiofrequenza? Intanto, vedete, mentre la potenza a frequenze audio è generalmente una potenza che si dissipa in un carico. È una potenza legata a tensioni tra fili e una potenza legata a correnti che attraversano fili. In ambito di radiofrequenza, noi invece abbiamo dei carichi, abbiamo dei canali in cui circola la potenza, però a radiofrequenza avviene che la potenza che è trasmessa su questi canali in parte viene assorbita dal carico, in parte viene riflessa. Quindi noi abbiamo una potenza incidente e una potenza riflessa. Dalla differenza tra la potenza incidente e la potenza riflessa andiamo a misurare la potenza che viene assorbita da un carico. Mentre abbiamo visto che i wattmetri a frequenze basse frequenze si basano sulla presenza di un volmetro e di un amperometro in qualche modo che e di un sistema di elaborazione, quindi una parte del circuito che sente corrente, una parte del circuito che sente tensione. A radiofrequenza, viceversa, usiamo direttamente dispositivi che sentono potenza, tant'è vero che poi andremo a misurare corrente e tensione a radiofrequenza dalla misura di potenza. Cosa sono questi strumenti che misurano potenza? Sono di fatto dei sensori principalmente di temperatura, nel senso io per misurare potenza radiofrequenza uso termocoppie. Termistori. E in qualche caso diodi, ossia oggetti che sentono la potenza, la trasformano in un'altra grandezza meglio misurabile e quindi mi consentono di fare la misura di potenza. Come faccio? Mentre normalmente in frequenze audio io inserisco nel canale, nei fili, nei circuiti, metto amperometri, metto volmetri, in questo caso la misura di potenza si basa sull'inserire all'interno del circuito dei cosiddetti accoppiatori direzionali, cioè degli oggetti che spillano una certa aliquota di potenza dal flusso principale. Quindi il simbolo dell'accoppiatore direzionale generalmente è questo. Vuol dire che una parte, un per cento, un per mille della potenza che trasmetto, la vado a rubare al circuito, la mando ad un sensore che brucia questa potenza che io ho spillato e ci consente di fare la misura. Ovviamente se io spillo l'1% vuol dire che quello che misurerò lo dovrò moltiplicare per 100 per ottenere la potenza che circola in questo circuito. Mi serviranno due accoppiatori direzionali o esistono anche accoppiatori direzionali la cui direzione può essere modificata, perché devo misurare sia la potenza incidente sia la potenza riflessa. Quindi in una fase spillo una parte della potenza incidente, in un'altra fase spillo una parte della potenza riflessa e faccio due misure di potenza.
Allora, entriamo adesso un attimino all'interno di questi misuratori di potenza radiofrequenza. I più diffusi sono sicuramente i termistori. Che cos'è un termistore? Mentre delle termocuppie abbiamo parlato sia per, abbiamo visto amperometri a termocuppia, wattmetri a termocuppia, abbiamo visto anche come le termocuppie sono un effetto parassita quando abbiamo parlato delle forze elettromotrici di contatto. Dei termistori non abbiamo parlato. Il termistore non è nient'altro che un materiale semiconduttore che ha una resistenza che è funzione della temperatura, nel senso ha un valore R0 ad una temperatura di riferimento e poi ha un legame con la temperatura del tipo E alla beta T. Un legame quindi di tipo esponenziale. I termistori si dividono in due famiglie, misuratori di tipo NTC, Negative Temperature Coefficient, quindi misuratori la cui caratteristica temperatura, resistenza, temperatura è una caratteristica esponenziale, ma con la resistenza che diminuisce al variare la temperatura. Poi abbiamo i PTC, Positive Temperature Coefficient, che sono viceversa dei, scusate, sempre esponenziale, con la pancia dall'alto sbagliato, che, in cui la temperatura cresce. Al crescere la temperatura cresce anche la resistenza. I più diffusi sono gli NTC. Il fatto che il legame sia di tipo esponenziale ci implica che lo strumento, che l'oggetto termistore è estremamente sensibile, ovvero piccole variazioni di temperatura generano grosse variazioni di resistenza. Perché questo perché questo è importante? Di cosa stiamo parlando? Mentre quando facciamo misura a frequenze audio parliamo di watt, kilowatt, megawatt, gigawatt, quando parliamo di radiofrequenza parliamo di milliwatt, microwatt. Quindi le potenze in gioco sono estremamente piccole. Peraltro il sensore lavora su una aliquota il più piccolo possibile della potenza che va nel carico, perché se io spillo il 10%, butto il 10% di quello che viceversa vorrei portare ai miei circuiti. Allora, mi serve un oggetto che sente, in cui la resistenza varia molto al variare della temperatura. Quindi, che succede? Succede che io mando una potenza radiofrequenza sul termistore, il termistore si riscalda e quindi io misuro la variazione di resistenza. Qual è il modo di misure di resistenza ne abbiamo fatte in questo corso? Qual è un modo molto efficiente per trasformare misure di resistenza in misure che sono poi in grado di effettuare? È quello di ricorrere al ponte di Wheaton, che ci ritorna ancora una volta in gioco. L'uso di termistori all'interno di ponti dà origine a misuratori, a strumenti che prendono il nome di bolometri. Quindi se sentite parlare di bolometro, il bolometro è un wattmetro a radiofrequenza che si basa sull'uso di termistori. Allora, qual è il circuito con cui abbiamo a che fare?
Allora, cosa ho inserito in questo circuito? Quattro resistori, tre resistori tutti uguali ad R e un resistore che è il termistore in cui ci ho montato vicino queste induttanze e queste capacità. Perché ho inserito induttanze e capacità in questo circuito? Da questa parte arriva la potenza a radiofrequenza. La potenza a radiofrequenza non voglio che vada a infastidire il mio ponte. Se io metto un'induttanza in serie, l'induttanza ha un'impedenza pari ad omega L, quindi per le frequenze elevate un'impedenza omega L rappresenta un blocco. Analogamente non voglio che il mio circuito a radiofrequenza venga influenzato dalla continua che interessa il ponte. Quindi metto delle capacità in serie in maniera tale che la continua viene bloccata e non dà fastidio al circuito dove abbiamo la radiofrequenza. Abbiamo poi un amperometro. Vediamo un primo modo di far funzionare questo circuito. Il primo modo di far funzionare questo circuito è quello fare due misure. Vedete, il metodo di sostituzione, ve l'ho detto più volte durante questo corso, è un metodo molto utilizzato, soprattutto quando ho frequenze elevate, quando ho dei sistemi non facili da gestire da un punto di vista di fattori parassiti. Allora cerco di mettere a punto dei metodi di misura che non si basano su una sola fase di misura, ma si basano su due fasi di misura, mettendole insieme. Tutto quello che è presente nei due casi si semplifica, scompare. E quindi lavoro per differenza e elimino tutti quelli che sono fattori di influenza quando sono presenti in entrambe le fasi lancio. Allora, in una prima fase non utilizzo la potenza a radiofrequenza. Ok? Non mando la potenza a radiofrequenza nel circuito. Allora, che succede? Regolerò la corrente fino ad arrivare all'equilibrio. Quindi, perché regolando la corrente prima o poi arrivo all'equilibrio? Perché queste resistenze sono fisse al variare della corrente, non sentono la corrente. Questa è una resistenza sensibile alla corrente, perché la corrente genera una dissipazione, questo è un oggetto in cui la potenza dissipata, ovvero la sua temperatura, fa variare il valore di resistenza. Avremo che a un certo punto avrò l'equilibrio. L'equilibrio si avrà con una potenza in continua dissipata su questo resistore che è pari ad R per la corrente al quadrato. Se io chiamo con I la corrente misurata da questo amperometro, questo circuito è in equilibrio quando tutte le resistenze sono uguali, quindi la corrente arrivata qua si divide in due parti. Vuol dire che la corrente che interessa il termistore è pari a I con 1 mezzi. Quindi l'equilibrio si ottiene per R I con 1 quadro quarti. Nella seconda fase della mia misura inserisco la potenza radiofrequenza. Cosa succede? Ho una potenza aggiuntiva, quindi la temperatura aumenta. Se è un NTC, la resistenza diminuisce. Devo in qualche modo compensare questa cosa andando a variare la potenza in continua. Ovvero che avrò l'equilibrio quando PDC2, quando la potenza in continua più la potenza radiofrequenza saranno uguali alla potenza che dissipavo nella prima situazione. Perché? Perché solo quando la potenza è la stessa, la resistenza è la stessa, quindi
ritorna in condizioni di equilibrio. Quindi vediamo che la potenza radiofrequenza risulta uguale a PdC1 meno PdC2, che è uguale R quarti I con 1 quadro meno I con 2 quadro. Quindi ho trasformato una misura di potenza radiofrequenza nella differenza tra due misure di corrente in continua. Quando è che questo metodo va in difficoltà? Prima o poi qualcuno me lo dovrà dire. Quando è che ho incertezze elevate? Questo, che poi è un fatto classico delle volte che lavoro per sostituzione, spesso finisco a fare delle differenze, le misure per differenze, se I con 1 e I con 2 sono molto prossimi tra di loro, le incertezze sono molto elevate, tendono all'infinito. E questo quando può succedere? Se la potenza radiofrequenza è molto piccola, alla fine c'è una piccola differenza tra PdC1 e PdC2. E quindi l'incertezza è molto elevata. Vediamo come posso risolvere il problema con un circuito più smart. Sempre il bolometro. Qui mettiamoci una freccia che ci fa ricordare che questa resistenza è una resistenza variabile con la temperatura. Questa volta, accanto all'alimentazione in continua, con l'amperometro, andiamo a mettere una ulteriore alimentazione in alternata. Con un volmetro che mi misura quanto vale questa alimentazione. Allora, ci metto qua un interruttore perché in qualche caso la posso utilizzare, in qualche caso non la utilizzo. Allora, anche qua misura realizzata in due fasi. Nella prima fase ho una potenza radiofrequenza diversa da zero e una potenza in alternata uguale a zero, ossia non uso l'alimentazione in AC. Avrò il punto squilibrato, vario questa resistenza fino ad arrivare all'equilibrio. L'equilibrio si otterrà per una certa potenza in continua più una certa potenza a radiofrequenza. Nella seconda fase della mia misura vado a mettere a zero la potenza radiofrequenza e inizio ad alimentare in alternata. Quando è che avrò l'equilibrio? E quando? In questo secondo caso la potenza che faccio? Regolo l'alimentazione in alternata e non tocco l'alimentazione in continua. Vuol dire che PdC resta sempre PdC, è la stessa che avevo nella prima fase della mia misura. E in questo caso avrò una PAC. Quando è che avrò una condizione di equilibrio nel mio ponte? Quando questa potenza sarà pari a PdC più PRF.
Poiché non ho toccato nulla dell'alimentazione in continua, queste due PDC, ho usato lo stesso simbolo non a caso, saranno uguali. Per cui la mia potenza radiofrequenza risulta uguale alla potenza dissipata in alternata. Siccome ho misurato l'intera tensione, se tutte le resistenze sono uguali, anche qui quella che agisce sul ponte è la sul mio termistore sarà la metà della tensione complessiva elevata al quadrato. Ottengo VAC quadro quarti R, la potenza dissipata su una resistenza, e V quadro diviso R. Intanto vi rendete conto che in questo circuito l'amperometro non mi serve. Non mi serve perché io regolo, nel primo caso vado all'equilibrio variando la resistenza, ma non mi interessa segnare quanto vale la corrente, perché la cosa importante è che nella seconda fase della misura io non andrò a toccare l'alimentazione in continuo. Vabbè, voi potete dire, ma meglio le misure in continua che le misure in alternata, è più preciso una misura di corrente continua che una misura di tensione alternata. Non è mai, noi penso che questa frase l'ho detta più volte, non siamo bravi a fare misure di piccole differenze. Se c'è una grandezza piccola siamo in grado di misurarla. Quindi se questi sono microvolt in alternata, millivolt, microvolt, riesco a misurarli con una certa precisione. Molto più difficile misurare differenze piccole tra grandezze più grandi. Quindi con questo utilizzo dell'alimentazione ausiliaria, quindi un'alimentazione in alternata e un voltmetro al posto dell'amperometro, riesco a ottenere un volumetro con caratteristiche di precisione più spinte se devo misurare piccole potenze radiofrequenza. Attenzione, se le potenze radiofrequenza sono elevate mi va bene anche l'altra configurazione. Tenete presente che esiste anche un terzo circuito che potete trovare per i bolometri, è un circuito ad auto azzeramento, nel senso che al solito portate i ponti in equilibrio con la continua, poi inserite al posto del rivelatore di zero un amplificatore operazionale che sente la differenza di tensione all'ingresso e trasforma questa differenza di tensione in una corrente che inietta nel circuito. Quindi è un circuito che automaticamente tende a portare il ponte in azzeramento. Quando l'ha portato in azzeramento vuol dire che la situazione è una situazione di equilibrio. Dalla misura della corrente che ha dovuto iniettare nel ponte per arrivare alla condizione di equilibrio, risalgo al valore di potenza a radiofrequenza. Quindi diciamo è un terzo circuito. Vi dicevo che posso utilizzare anche termocoppie, perché anche per le termocoppie io posso direttamente mandare la potenza da dover misurare nella termocoppia. La potenza si traduce in una variazione di temperatura che misuro con un voltmetro a valle della termocoppia. Meno diffusi sono i diodi, anche un diodo ha una caratteristica che può variare al variare della temperatura. Comunque, diciamo, i bolometri sono i circuiti sicuramente più diffusi per le misure di potenza a radiofrequenza. Allora, sicuramente non riusciamo a finire oggi, perché allora vi devo parlare un pochino di strumentazione elettronica analogica. Collegati alle termocoppie
Voglio far vedere uno strumento. E qual è il problema delle termocoppie? Le termocoppie hanno delle tensioni in uscita che sono dell'ordine, abbiamo detto, dei millivolt, decine di millivolt in continua. Allora, mentre in alternata noi abbiamo gli amplificatori operazionali che sono molto bravi ad amplificare piccole tensioni alternate, dandoci delle tensioni più elevate, in continua, invece, gli unici amplificatori in continua che esistono sono gli amplificatori a FET, sono field effect transistor, che però sono degli amplificatori caratterizzati a un elevato effetto di polarizzazione, nel senso che se anche gli mandate in ingresso zero, loro vi cacciano in uscita delle piccole tensioni maggiori anche in assenza di ingresso. Allora, quando io devo misurare il millivolt, in realtà con le termocoppie non è che devo misurare millivolt. Millivolt è la tensione di uscita dalla termocoppia. La variazione di tensione che mi dà origine a una misura della temperatura, quindi se vogliamo poi delle potenze, delle correnti, delle potenze a radiofrequenza, sono variazioni dell'ordine delle decine, centinaia di microvolt. Quindi devo essere in grado di leggere piccole quantità. Allora, uno strumento che mi consente di fare questo è il microvolumetro a chopper. Vediamo come è realizzato il microvolumetro. Professore, scusi. Dimmi. La qualità del video si è abbassata di molto. Non è un problema solo anche dei tuoi colleghi. Ho chiesto e sembrerebbe che anche i miei colleghi stiano ricevendo. A tutti si vede male. E come? Allora, io vedo bene, quindi la registrazione poi verrà sicuramente bene. Non so. Ci vedo di scrivere più grande. Ma è davvero. Mi devo far vedere, ragazzi. No, professore, mi sa che anche se cioè, si vede proprio male. Provo, esco e rientro. Va bene. Com'è la situazione, ragazzi? Sembrerebbe andare meglio. Molto meglio. Vabbè. Veramente solo uno schema a blocchi, quindi cerco di farlo il più grande possibile. Allora, il problema qual è? Abbiamo detto che abbiamo una tensione che è troppo piccola, la vorrei amplificare, però non posso mettere un amplificatore in continua perché l'amplificatore in continua mi porta delle incertezze elevate. Allora inserisco nel circuito un chopper. Che cos'è un chopper? Immaginate come un interruttore che collega e scollega il circuito. Vuol dire che io a valle di questo chopper, anziché avere una tensione sempre di altezza A, ho una tensione che diventa così. Cioè si trasforma in un'onda quadra traslata rispetto all'ordine. A questo punto
metto un filtro passa alto, mi blocca la continua, ok? Facciamo un simbolo di un condensatore. Se io ho la continua bloccata, che vuol dire? Che questo segnale diventa da mezzi a meno a mezzi sempre un'onda quadra. A questo punto è diventato un segnale alternato. Lo posso amplificare a mio piacere e avrò sempre un'onda quadra di ampiezza, questa volta alfa A, dove alfa può essere 10, 100, 1000. Metto a questo punto un circuito di decioperaggio che è opportunamente sincronizzato con quello di chopper, e poi qui ottengo un segnale che è nuovamente continuo. E a questo punto lo posso tranquillamente misurare. Ok? Quindi questo è uno schema molto semplice che trovate molto, ve ne ho parlato a proposito delle termocoppie, perché effettivamente lo vendono molto spesso i costruttori proprio per misurare le piccole tensioni a valle delle termocoppie, anche perché come vedete, come tipo di componentistica è una componentistica anche abbastanza economica. Qualche volta prima del voltmetro, siccome qui non è detto che l'operazione, il sincronismo fra cioperaggio e decioperaggio funzioni perfettamente, qui potrei avere un segnale un pochino sporco, metto un filtro, questa volta passa basso, e in maniera tale da leggere correttamente la tensione che voglio misurare. Ovviamente divido per il fattore di amplificazione e ottengo il valore della tensione che avevo impresso. Ok, io a questo punto vi do appuntamento a domattina, così diciamo chiudiamo con un paio di altri circuiti. Domattina, insomma, vi ruberò abbastanza poco tempo. Ok? Va bene. Poi fatemi sapere se l'appello lo leggete correttamente.